Benvenuti a tutti, siamo sul campionato, il ritorno del campionato dopo le due partite di Coppa Italia del terzo turno che siamo riusciti a ribaltare segnando due gol all'andata e poi al ritorno abbiamo fatto davvero una grande partita, un grande Miranchuk che ci ha permesso, oltre al gioco di squadra, di arrivare a passare il turno e incontreremo l'Empoli che ha eliminato la Juventus dopo averla battuta anche in campionato. Siamo in casa con il Lecce, formazione molto rimaneggiata, tanti indisponibili, tanti stanchi e quindi proveremo a giocarla in questa maniera qua. La divisa giochiamo pure con questa, vediamo se ce n'è una. Eccola qui, perfetto. Giochiamo contro il Lecce, andiamo in campo e si va. Calcio d'inizio, speriamo di mantenere sempre i primi 5 posti. Vediamo quello che succederà in questa partita. Siamo qui, Stadio Olimpico Grande Torino. Andiamo subito in campo e si parte con Sek oggi schierato prima punta. Widmann, tutti giovani oggi. Zima. A dopo si gira, l'appoggio a Voivoda, lo scambio di fascia per servire Gigi, pallone a Criezio, Rodriguez, pure a Criezio, pallone a Widmann, all'indietro, ancora per Zima, costruisce bene a Torino, Voivoda, lancia sulla fascia Caramò, che tiene lì il pallone, arriva Voivoda, deve farselo dare ed eccolo qui il passaggio. Voivoda va a metterla in mezzo, Sec, la parata del portiere del Lecce, palla in calcio d'angolo, quindi subito a Toro, pericoloso, e si riandrà dalla linea della bandierina, Edera, pallone Rodriguez, bello il ritorno su Edera. Tiene lì la palla Rodriguez, prova ad andarla a crossare, Caramò alto, mamma mia, Toro davvero pericoloso, eh? E riparte Lecce con Falcone, Dermacu, avanza Dermacu, l'appoggio per Elgalon, Umtiti può avanzare, l'appoggio a Pezzella, il passaggio a Banda subito dopo su di lui, addirittura raddoppiato, bravo Banda a tener palla, Cesai, gli toglie la palla Voivoda, bravissimo, pallone ancora adesso girato verso Caramò, l'appoggio è per Edera che tiene lì il pallone verso Caramò che forse è più veloce di Pezzella, riesce a prendere la palla, è buona il tiro di Secco, ma Caramò cos'è andato a prendere? Un pallone ormai che sembrava perso, riesce a metterlo in mezzo, guardate cos'è andato a prendere, che forza fisica, riesce a allungarsela, ancora un po' va fuori, palla buona assolutamente, gran tiro al volo di Secco, 1-0 per il Torino, buona così, riparte con Blin, Dermacu, scusate, centrocampo contrastato da Caramò, Dermacu gira verso Gudin, avanza Gudin, indietreggia, ora cerca un appoggio, lo trova in Gendrey, pallone in mezzo deviato, riparte ancora il Lecce con Gendrey che va a mettere in mezzo questo pallone, esce, ma c'è il fallo, fallo su proprio Gendrey, non so chi sia, volti nuovi. Ora Houdin andrà a mettere in mezzo questo pallone, colpo di testa e c'è il gol del Lecce. Se l'è perso e c'è il pareggio del Lecce, incredibile. Come Gigi si è perso, il giocatore del Lecce che è in corna e Berisha nulla può. E riparte il Toro, allora Widmann, pallone Edera, ancora il gioco a centrocampo, a dopo, poi Caramò che la gira Edera.
tocca in direzione di Kriegio, può avanzare Kriegio, fa partire questo allargamento per Sek ed Ermaku, cerca di contrastarlo, pallone a Falcone che la gira subito in avanti, c'è Jenson Rodriguez, il colpo di testa, la palla rimane lì per Kriegio e allora centrocampo per Widman, deve allargare il gioco il Toro, bravo Widman. Arriva Vojvoda, dopo lo vede e gli dà questo pallone che mette in mezzo, libera Lecce e banda Cesai. Attenzione qui a Helgason, Vendrej, Houdin, Rodriguez su di lui, poi la palla a Cesai, lo ferma bene Windman e allora riparte il Toro con Adopò che può avanzare, tiene bene palla. Cerca l'1-2 con Edera, lo ignora, la palla è per Widman, fa salire Kriegju, laterale per Rodriguez che vede ancora il movimento di Sek, prova a dargliela. Riesce a conquistare un gran pallone Sek, attenzione, qui, entrata dubbia, Ermaku, libera. Helgason, Umtiti, Helgason. Prova a succedere la tele, ma non parte ancora. No? Ma non so cosa Ah, non farci. risolvo. Ancora la palla in mezzo, colpo di testa e pallone alto sopra la traversa. Riparte il Torino con Gigi. Scusate, ma mamma, abbiamo un problema con la televisione, non riusciamo a capire come mai rimane lo schermo nero. Devi spegnere, togliere la corrente e riaccendere dal telecomando. Gesai, attenzione ancora Lecce, scusate per questi piccoli inconvenienti ma devo dare retta anche a chi mi parla. Bistrovic, pallone messo giù, forse c'era fallo, Udin, ancora pallone in mezzo, Lecce che insiste, attenzione, palla in mezzo, Gesai, mamma mia, tiene bene palla, gioca tutto in aria Lecce ma arriva Vojvoda e poi libera bene. Torino che deve salire, Widman, palla in mezzo, adesso arriva Edera che tiene lì il pallone, viene messo giù, calcio di punizione per il Toro. Siamo sul 1-1 e allora Vojvoda, tocca in direzione di Widman, palla in mezzo, niente da fare. Recupera ancora Pezzella. Pezzella, ancora la palla all'indietro, riparte ancora Lecce con Helgason, allarga ancora da questa parte per Udine, ma c'è il calcio di punizione per il Lecce. Partita davvero strana, un po' moscia, 1-1, direi che per le occasioni che ci sono state è giusto. Umtiti, e allora Demsai, Umtiti ancora che avanza, Vendai, pallone a Udine. All'indietro, manovra bene adesso Lecce, ma poi alla fine sbaglia. Rimessa laterale per il Toro che deve un po' riordinare le idee. Gigi, rischia qui. Allora Zima che prova a proporsi in avanti, crea superiorità al Torino. Palla verso Caramò che tiene lì il pallone. Caramò fa andare bene, ma dopo aspetta l'inserimento in area di qualcuno. Mette in mezzo, niente da fare, non si incorna qua, non si incorna. Arriva Vojvoda che tiene lì la palla. Ancora Vojvoda, mette in mezzo questo pallone, come sta facendo? Gran gol, molto bene di Gigi. Si sono alzati tutti. Le mini torri del Torino, traversa, sotto traversa e il Toro riporta la partita in vantaggio sul favore, molto bene. E allora Umtiti, la palla girata a Bistrovic, Umtiti, pallone ancora per Pezzella, arriva Banda, palla ancora recuperata adesso Kriegju che gioca bene, manda in mezzo per Edera, parte tiro fuori. È un buon Torino comunque con questi giovani, le seconde cosiddette seconde linee, ma qui non c'è secondo e né primo a nessuno, gioca chi sta bene, gioca chi
deve sostituire. Andiamo a vederci il nostro schema di gioco, direi di lasciare tutto così, assolutamente non toccare nulla, e quindi andiamo in campo in questa maniera qua. Secondo tempo, 2-1 per il Toro, e riparte il Lecce, i pugliesi con Blinder, Macu, pallone lanciato da questa parte per Godin, poi Elgasson, lo attende Windeman, prova la scivolata, gliela toglie alla grande, e allora riparte Sec, pallone in mezzo, Edera, palla Caramo, la tiene lì, gira per Sec, arriva all'indietro adesso Trieziu, la tocca indietro, ancora Edera, non c'è spazio, Torino che sta giocando al meglio delle sue forze, pallone in mezzo, adesso Edera carica il tiro, viene strozzato, poi il Lecce in difficoltà. Ah, dopo, scusate, c'è anche i cani oggi, proprio la domenica è impossibile registrare qua dentro, è uno schifo davvero, mamma mia, che palle, tutto il giorno abbaiano. Trieziu, Rodriguez, il colpo di tacco, sfugge la spalla Edera, riparte Lecce con Di Francesco, figlio dell'ex allenatore e giocatore, dell'ex allenatore del Sassuolo e dell'ex giocatore della Roma, attenzione Gigi, gomitata, e ci sarà il cartellino per lui, e noi andiamo a sostituirlo perché è un po' troppo nervoso, questi sono falli che puoi pagare caro. Andiamo subito a toglierlo e chiaramente facciamo entrare Scholes. Mettiamo anche Singo. Da questa parte rinforziamo un po' la difesa. Tanto Singo mi sembra che possa giocare a sinistra. Non può giocare, si adatta e gioca lo stesso. Questo non può giocare, non può giocare. Ma che cazzo, ma fatevi furbi. E la carta collante, tacchiaspillo non c'è. Odin va a calciare questa punizione, la palla che rimane lì, Vojvoda deve andare a chiudere, dribbling a rientrare, esce Berisha, e subito Toro che adesso si può riproporre con Widman, mette subito in movimento Caramola, palla per Edera, la gira ancora, il tocco ancora all'indietro, intelligente, poi ancora Edera, gran numero di sec qua, sec, qui c'è fallo, calcio di punizione per il Toro, è un po' più avanti il fallo, è un po' più avanti, andremo a farlo tirare assolutamente non a lui, perché io vorrei provare Scurs, vediamo lui se riesce a dare l'effetto giusto, parte Scurs, c'è il gol e andiamo, grandissimo gol di Scurs, eccoli, bene bene, gran calcio di punizione alla Leo Junior anni 80, quando il calcio era calcio, adesso è una merda. Blin, Dermacu, pallone a Dendrey, 3-1 Torino, gran gol di Scurs sul calcio di punizione, bravissimo qua Singo che fa sempre abbastanza il suo lavoro. Widman allarga per Trieziu, prova questo lancio in mezzo, esce Falcone, la palla a Gendry, poi Odin fermato ancora da Singo, una spallata che lo sposta, mister Juri ci dice di non facciamoci schiacciare, alziamoci che partiamo in contropiede, attenzione Umtiti, va a metterla in mezzo Umtiti, Vojvoda, gran partita la sua, ci mette giù Edera, riparte il Toro allora con Edera, bravissimo, qui ha fatto una cosa molto intelligente Scurs, Singo, allunga male il pallone, 64esimo, sbaglia adesso il Lecce, ancora Singo, cambia questo pallone per Zima, lo gira in direzione di Adopo, l'appoggia per Vojvoda, cerca ancora lo scambio Vojvoda, riceve adesso palla, ancora si sgancia, attenzione a Adopo che si è sganciato da centrocampo, poi è brava la difesa del Lecce qua, Blin, Elgarsson, pallone davanti, deve retrocedere Widman, lo fa bene, gran rubata di pallone qui, poi Widman che può avanzare, la palla in mezzo, e adesso c'è Edera, carica questo, guardate che schifo,
20 e qualcosa anni, io non riesco a capire come fa a giocare male così. Riparte ancora Falcone, 70esimo. Toro sta portando a casa 3 punti d'oro. Vendrei Holding, è grandissimo Simo, eh. Non è il suo ruolo a sinistra, ma sta giocando bene. Palla Blin, manovra verso Lecce, prova a entrare in aria, la palla verso Bistrovic, il tiro e la parata, mette giù il pallone Berisha e lo allunga in direzione di Vojvoda, l'appoggio di testa dopo è troppo lunga. Allora Lecce che recupera, attenzione, ma poi qui bravo Vojvoda a fare la chiusura, arriva Caramò, l'appoggio, ancora la palla verso Caramò, ha trovato il tiro in diagonale e poi Lecce che libera, ma ancora Torino, palla che rimane lì, 75esimo. Poi andremo a vedere le prime 5 posizioni per ora, chi potrebbero essere le outsider andare a giocarsi poi a fine campionato. La nona edizione delle qualificazioni per l'Europeo. Criezio, sapete che ho cambiato la formula da quest'anno, e allora la palla ancora in avanti, Bistrovic. Pressa tantissimo il Toro, però occhio perché siamo troppo alti, pallone di Francesco, lo manovra bene. L'appoggio è per Pezzella, Pezzella lunga, però ci arriva Di Francesco, adesso c'è Zima, c'è lo sgambetto, regola del vantaggio. Ma se l'ha toccata quello del Lecce, cosa dai, fallo, Dio fa. Si scatena un po' un battibecco qui, Di Francesco e Zima, ci sta. Riparte da questo calcio di punizione, intanto entra Linetti, esce a dopo. Pallone Umtiti, scorso il palo, che sfiga, c'è il gol del Lecce, ma che sfiga. Che poi Berisha a me non è che piace tanto, infatti nella Master penso che uno tra lui e Milinkovic li cambio. Widman, quando la farò e se la farò, non lo so. Pallone indietro, scorsa, può avanzare, l'appoggio sbagliato. Ancora Di Francesco. Attenzione perché Lecce adesso esce fuori. Controlla, bravo Vojvoda. Appoggio netto qui. Si prosegue ancora con Linetti. Pallone da questa parte per Caramola. Appoggia all'indietro. Allarga il gioco il Toro. Molto bene questi giovani. Abbiamo giocato tutti abbastanza bene, però qui c'è un errore. Occhio. Occhio, lo sapevo io. Lo sapevo. E c'è il pareggio del Lecce, ci sta bene, è giusto così, non si deve sbagliare. Mamma mia, eravamo 3-1, ci siamo fatti rimontare, è proprio il Torino, niente da fare. Ah, oh, Cristo. Lecce che recupera la partita, io non ci credo, come si fa a sbagliare sti palloni? Dai, andiamo su. Palla adesso in mezzo, eccolo qua, figurati se passa, i football. Vendei, siamo all'89esimo, Lecce quello che voleva, l'ha raggiunto, giustamente, meritato, abbiamo giocato da capre negli ultimi minuti ed è giusto così. Allora si ritorna tutti a salire, pallone a Windman, allarghiamo sto gioco, cazzo, Criezio, Criezio tiene lì palla, la offre in direzione di Windman, il tocco centrale. La palla in mezzo, secca, mamma mia che parata, e allora proviamo ad andare in porta a tirare adesso, non serve a niente crossare, andiamo in porta a tirare, mi dispiace pareggiare questa partita che avevamo in mano, veramente scandalosi, pallone Widman, parte questo tiro deviato e finirà qua. Beh, si esce tra gli applausi, ma sinceramente io avrei fischiato, perché non si può per pareggiare la partita 3-1, 3-3. È proprio il Torino.
Va bene, andiamo a leggerci i risultati, poi ci salutiamo. Torino-Lecce 3-3, Milan-Udinese 1-0, Roma-Inter vince la Roma 3-1, Atalanta 4, Salernitana 0, Napoli vince il Genova con la Sampdoria, Monza-Sassuolo 1-0, Lazio-Fiorentina 1, stecca la Juve 1-0, cade col Verona, Empoli-Cremonese 0-1, Bologna-Spezia 0-1. La classifica che a questo punto si fa davvero interessante, l'Empoli ha cominciato a scendere anche lui. Torino 45 punti, Juventus e Milan 43, si riaffaccia l'Atalanta con 38 punti, Napoli 37, Empoli 36, Roma 35, Bologna 32, Lazio 31, Sassuolo 29, Spezia 27, Inter, Fiorentina, Monza 26, poi la bassa classifica, riprende ossigeno il Verona, 24 punti battendo la Juve, Lecce 21, Sampdoria 18, Udinese 16, Cremonese 15, Salernitana ferma all'11º posto. Speriamo di recuperare un po' di gente e giocheremo a Milano con l'Inter. E questi sono davvero cavoli amari. Inter-Torino direi che è la partitissima. Lecce-Udinese, Salernitana-Roma, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Sampdoria, Fiorentina-Monza, Juve-Lazio, altra partitissima. Cremonese-Verona, interessante, un mini derby tra regioni Veneto e Lombardia. Spezia e Empoli, ve lo dico perché c'è rivalità, e Bologna Milan, quindi le partite clou saranno Juve Lazio e Inter Torino. Ragazzi, per adesso è tutto e ci rivedremo per la trasferta di San Siro. Ciao a tutti e buona domenica.